Salve a tutti ragazzi, sono un taco caso sul tubo e oggi siamo in un altro test anime. Test anime, in questo caso un quiz, perché è un più un test, diciamo. In questo test anime dovremo scoprire, tramite una serie di domande, che personaggio anime sono io. Ora, sono molto curioso, devo ammetterlo. Prima di iniziare col video vi ricordo come sempre di lasciare like al video se il video vi piace, condividere il video con chiunque, iscrivervi al canale se siete interessati a novità sul mondo anime e manga e di attivare la campanellina degli avvisi per non perdermi nessun mio nuovo video. E ora sigla! Direi di iniziare. Qual è tra questi personaggi anime? Quale di questi personaggi anime assomiglia di più? Se sei un amante di anime, quindi questo è l'ultimate quiz che tu puoi scegliere. Che potresti scegliere? Tradurre la lettera è un pochino difficile, ragazzi. Molti show ispirazionali sono qui per scegliere. Bla bla bla. Facciamo le domande, non perdiamo tempo con sta roba. Allora, le domande. Cosa è più importante? L'onore, la reputazione, la saggezza. Delitto le piccole persone che vivono nella mia casa? Ok, chi se ne frega, io faccio solo cose. Direi, a mio parere, la reputazione. Come. Co ah, magari devo fare start. Sono un genio, ragazzi. Comunque, direi la reputazione. Next question. Quelli che ti fanno male o si oppongono a te. Sono dei pazzi che pe pensano di poter competere con me. È colpa di Satana perché queste persone stanno cercando di farmi male. Ok, sono cattive, sono semplicemente misguided, non so cosa vuol dire misguided. Gomenni, mi stanno in mezzo, non meritano pietà. Sono semplicemente i miei nemici, non c'è nulla di personale, a proposito. Questa è un po' dura, lo ammetto. Semplicemente se qualcuno mi impedisce di fare qualcosa, direi che io faccio il possibile per poter fare quel qualcosa. Quindi sono nella mia strada e non meritano pietà, sono cattivissimo, signori. Poi, mamma mia, che immagine. Che cosa è importante per te nelle altre persone? La purità, la casualità? Okay. La forza, il fatto che sono americani, l'utilità. Tra queste penso alla purità, anche se non ho idea di cosa fa riferimento, però qu quello. Poi, qual è il tuo motto? Fare quello che voglio, quando voglio, dove voglio. Io sono il migliore, il mondo fa schifo, non ho motto, non ho regole o robe del genere. Fare qualsiasi cosa per ottenere i miei obiettivi. Direi fare qualsiasi cosa per ottenere i miei obiettivi, perché faccio il possibile per ottenere i miei obiettivi. Wow, ho appena ripetuto quello che c'era scritto nella risposta, però è questo. Next, cosa fai quando qualcuno ti disturba? Gli abbasso il volume. Tutti i loro insulti sono solo il mio intrattenimento. Fagli vedere chi è che comanda, signori. Quindi, ovviamente, farlo fare a qualcun altro. Non riesco a tradurre, bello. Nulla. Onestamente, io cercherei di mandare via qualcuno mi dà fastidio. Via, 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 via. Andatevene via. Ecco, quindi. Sì, tune them out, che dovrebbe essere mandarli via, penso, non ne ho idea, signori. Poi, trova la X. Oh, cazzo. La X è qui, signor. È lì la X, l'ho trovata, l'ho trovata. Quale di queste cose non ti piace? Le altre persone? Le persone che cercano di tenermi basso? What? Essere esposto. Per un fraud, che non so cosa sia. Le aggressioni, la impurità. Direi le aggressioni. Penso. I have no idea. Poi. Quale di queste è il tuo hobby? Matematica, essere fantastico. Lanciare dei polli attraverso un anello di fuoco morte. Onestamente nessuno di questi, però. Devo ammettere che lanciare polli in un cerchio di fuoco sarebbe divertente, quindi. Perché stai facendo sto quiz? Per imparare di più su me stesso, per divertirmi. Devo fare qualcosa di d'altro da fare a parte guardare la TV. In America si può fare quel che si vuole. Per non annoiarmi. Onestamente lo sto facendo per fare questo video.
Direi per non annoiarmi che è la stessa cosa di per divertirmi, in effetti, però dettagli. Una cosa che vuoi. Sono già perfetto, cosa potrebbero darmi che io non ho già? Bannare, sì, di far sparire il male, l'accettazione per chi sono, forte autostima, penso. Uccidere le persone. Vorrei essere accettato dalla gente per come sono, perché sì. Perché sì, belle motivazioni che vi do. Cosa ti piace guardare? Nulla di queste cose qui, quindi dirò nothing. Vediamo, vediamo. Quale delle seguenti qualità possiedi? Intelligenza, gentilezza. Io sacrificherei il mio bene e le mie qualità per gli altri. Uno status alto, una buona comprensività. Direi la gentilezza, perché sono piuttosto gentile con gli altri. Qual è il tuo cibo preferito? Dolci. Yo, dip di finger poi. Comunque sì. Il cibo non vegano, il sangue, la pizza. Il cibo non vegano, perché gli hamburger sono buoni. A chi sei leale te? Io direi le persone che mi incoraggiano, perché è bello. Quale di queste ragioni potrebbe essere la tua ro rovina? Direi il fatto che sono umano, perché ogni tanto vorrei essere Un carro armato. Qual è il tuo colore preferito? Pick this one to cheat, you'll get the right time. Ok, farò questo. Perché non c'è il blu, dannazione. Comunque, come ti senti con le altre persone? Le altre persone non mi capiscono, probabilmente sarò da solo per sempre. Ci sono solo un paio di persone a cui mi interessa davvero, mi disgustano, ho bisogno solo di me stesso, non importa di ognuno. Direi che ci sono solo un paio di persone che a me importano veramente, veramente tanto. Quindi sì, tra queste opzioni direi che quella è la migliore per me. Ecco. Questo ragazzo barra ragazza. Che ti è piaciuto per molto tempo, ti confessa il suo amore. Cosa fai? Mi frizzo. Mi sono frizzato, ragazzi. Accetto immediatamente senza pensare. Accetto immediatamente. No, 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 ho detto accetto immediatamente senza pensare. Perché se la situazione è quella, sì. Se una ragazza che mi piace si confessa a me, allora cazzo, sì. Comunque, qual è il tuo peccato capitale? Orgoglio, ira, gelosia mi sembra. Lust, tutti e sette! Tutti e sette! Io direi tutti e sette. No, non è vero, dai. Onestamente, probabilmente l'orgoglio. No, non lo so. L'ira perché mi incazzo un pochino troppo spesso, ora che ci penso. Quindi, ira, Qual è la tua arma tra queste? Coltelli. Un orsacchiotto con delle lame nascoste in esso, va bene. Il mio cervello. Il potere che ho preso da qualcun altro, quindi la sfera Genkidama di Goku. Hardcore training, non so cosa sia questo. Io direi la sfera Genkidama di Goku. Non sto prendendo questo quiz molto seriamente. Che bello. Wow, sono Yamanaka Ino di Naruto. Come ha visto Naruto, ragazzi? Stupendo! Stupendo, signori. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. È stato più lungo del previsto questo quiz, anzi test, e non so che personaggio sono perché non ho visto Naruto, non ammazzatemi per favore. Detto questo, spero vi sia piaciuto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!